sulle note della Summer Dorati è stata presentata la 18ª edizione del Terre d'Arezzo, un festival dove la grande classica è la solista di un magnifico concerto di arte, cultura, storia e paesaggio. 32 gli appuntamenti in programma sino al prossimo 7 settembre, in location suggestive a partire dai palazzi storici e le chiese del centro storico aretino ai tesori dell'intera provincia. Abbiamo tutta una sezione di concerti che si svolge nella città di Arezzo e più propriamente è l'Arezzo Organ Festival, quindi dedicato alla musica d'organo, il concerto anche più importante della nostra rassegna che sarà nella Basilica di San Francesco il 14 di luglio con la presenza della Cappella Marciana della Basilica di San Marco a Venezia. Un programma straordinario dedicato a Claudio Monteverdi proprio sul tema della croce, della passione, in sintonia con gli affreschi di Piero della Francesca. E da qui iniziano gli appuntamenti dedicati all'organo che proseguono nelle chiese principali di Arezzo, ma anche ad Anghiari e Civitella in Val di Chiana. Per l'inaugurazione un concerto dal tema inedito Bach e Piazzolla nella cornice del chiostro dell'Archivio di Stato. Un viaggio dall'Europa al Sud America, dalla Germania, iniziando dalla Germania verso l'Argentina, che è un po' anche il percorso che è stato fatto dagli immigrati europei verso l'Argentina all'inizio del Novecento. Quando dentro alla partitura, dentro alla composizione c'è quello che noi diciamo in termini elevati, c'è la musica, nel senso che c'è tutto e Piazzolla ci ha messo tutto, non a caso non è stato particolarmente amato dal pubblico argentino poiché lui il tango lo ha veramente modificato, lo ha portato a questa forma di new tango quasi vicino anche un po' al jazz perché ci mette l'improvvisazione e quant'altro. Quando la musica è ben fatta sta vicino a tutto e a tutti.